Benvenuti a Dove ti porta il tour. Siamo a questo nome cazzo di città Mongue, a parte adesso Mongue anche a me, Uliastar. Siamo purtroppo non in un posto bello, purtroppo questa volta vi dovete accontentare. Siamo in un albergo, ma ci sono delle svariate, cazzo si dice, ma non mi vengono più neanche, già non sono buon di parlare, più non mi vengono più le parole. Ah, ci sono dei svariati motivi perché siamo qua. Ieri sera abbiamo dormito in tenda in un posto fico, però come avevo detto ieri apriamo tutta la tenda, è iniziato a diluviare e ciò è durato fino stamattina. Un freddo cane, e abbiamo deciso in un momento di tregua della pioggia di smontare tutto e dirigerci verso questa città. Abbiamo fatto ben 120 km in ben 6 ore, quindi una media di 20 km orari. Non abbiamo né pranzato né fatto colazione. E quindi sì, le strade sono state veramente pietose, melmose, fango. Ho fatto una caduta dove ho spaccato anche, mi sono accorto, al momento no, però mi sono accorto che ero arrivato qua in albergo, scusate, che il supporto, un attacco del supporto del traietto si è staccato, si è rotto, non stacca, rotto. Mi direte che non sono buono di guidare, cazzo, sono in Mongolia, tutti in Mongolia cadono col fango, uto che il tour non casca, casca ovunque, anche in Mongolia casco. Siamo qua, fa freddo, a 2500 metri più o meno abbiamo beccato la neve, non neve per terra, neve che nevicava a settembre qua in Mongolia. Poi sta ancora piovendo e basta, è stata una giornata abbastanza dura, non delle più due per me, per Christian sì. Che dire, basta, guarda mica vedi come sono, wow. Ho il fascino del, ma traslandata. Però finalmente sto facendo un backup, perché finora in 5 giorni ho fatto quasi 6 giga di foto. Cazzo, in 5 giorni solo a Mongolia, 5 giorni, cazzo, sono tante. Ho fatto un backup di video, che anche là ne ho fatto un sacco, soprattutto qua con ciao, dove ti porta il tour. Oggi non è che sia, però vabbè, vi faccio vedere la nostra camera. Giochetti. Ecco, questo è il mio letto, questo è il letto di Christian. Là che si attacca a panni, e di qua per fortuna che sono bagno. Là che si ha finestra con uno spifero da paura. Il tavolino, la mia borsa, il casco, mi sono sempre disordinato. La borsa da serbatoio, caschetto e me l'ha detto, guarda, guardate un po', adesso devo andare di là a chiedergli se attacca i termini, se ha preso la roba perché fa freddo anche. Ho fatto il disegnino qua, che sarei io, e faccio ciò, a 5 gradi a me tocca dormire con il paetto, berretto, sciarpa, scarponi, però se attacchi il termo dopo io potrei dormire così a 21 gradi tranquillamente con coperta, mutande, maglietta, no? E poi ho fatto questo, qua sarebbe la stanzetta, i due letti, il termo che è mai, il termo sarebbe qua, il tavolino che è quello, e la finestra che ha uno spiffero, e ho fatto la nuvoletta col ghiaccio. Wow, freddo!
E basta. Cristian, farsi una doccia. Sto per farmela pure io. Però fa troppo freddo, no? Vabbè. Tanto, tra mese mongo i che se onti. A me. A te mi viene a dire a me che spussa. Ah, ciao, ciao. E vabbè, dai. Tu state. Tu. Guardami lì. Cazzo, I'm burning spears. Minchia, che da cazzo. Vabbè, che dirle, niente, minchia, già 6 minuti di video. Ma si tuffora. Comunque adesso andiamo a mangiare. Dopodiché, abbiamo visto, Cristian ha visto, perché io l'ho consultato in casa, non sono più uscito. Che ci sono due macchine al Mongorelli, tedesche. E ci ha invitato dopo per cena birretta. Dove vado? A me, birretta. Allora che maglietta che go? Birolandia. E quindi. E basta. Sono stanco, cazzo. Farsi 120 km in 6 ore. Boh, guida e basta. In mezzo al freddo, piova. O se che sta caduta. Ah, vi faccio vedere l'immagine della caduta. Eccola qua. Aspetta. Ciccio. Eccola qua. Quindi, io ero 20 km orari, 30. Ho fatto, 5, anche di più. No, vabbè, 5 metri derapato, non derapato, di caduta. E niente, poi vedi se questa è la moto caduta e là da dove ho iniziato la moto è un'altra versione. Cosa volete farci così se... Vabbè, oh, raga, avesse aiuto e dove porto il tour per oggi è tutto. A domani.